Questo è fondamentale perché altrimenti la nostra società tende a parcellizzare tutto e ognuno è chiuso davanti al proprio schermo, fa il proprio lavoro e ciao. E quindi è questo proprio il motivo per il quale io ho deciso, il progetto inizia veramente semplicemente da un'idea. Troppi gruppi fotografici si vogliono male, non fanno comunione, non si aiutano. Mi piaceva creare un gruppo dove le persone che erano all'interno potevano darsi una mano per fare non, come dico io, un concorso fotografico, ma un percorso fotografico. E credo che sia la stessa cosa che sta succedendo nella tua community dove persone Esatto. entrano e fanno un percorso, in questo caso Esatto. psicologico, però che li porta a stare bene alla fine. Il fine ultimo è Esatto. stare bene. Vince uno e vincono tutti perché poi noi facciamo queste prove settimanali in cui, ad esempio, la prova della settimana è sul coraggio di questa settimana in cui ti sto parlando ora, no? A inizio novembre. Questa prova è relativa al coraggio. Quindi è il coraggio di entrare in contatto con tutte le azioni coraggiose che noi abbiamo fatto nel passato, perché spesso le cose che noi facciamo rimangono nel dimenticatoio. E invece poi se ci fermiamo un attimo, vediamo che anche noi nel nostro piccolo, una volta abbiamo difeso un nostro amico dai bulli, una volta abbiamo aiutato una persona, una volta abbiamo affrontato un'operazione chirurgica con grande no, bravery, con grande coraggio. Diverse volte abbiamo espresso le nostre emozioni alle persone che avevamo vicino. Quindi questi sono tutti aspetti di coraggio. Le persone se lo dimenticano, si dimenticano queste cose perché sono sempre concentrate su quello che manca e non quello che c'è stato. Facendo un esercizio del genere, che è validato scientificamente da alcuni studiosi di psicologia positiva, che cosa succede? Tu prendi dei soggetti, fai fare a questi soggetti il ricordo di tutti gli atti eroici che hanno fatto nella propria vita, glieli fai scrivere, glieli fai rileggere e automaticamente aumenta l'umore di quella persona e quella persona è più predisposta a mettersi in gioco e a fare nuove cose coraggiose per sé, per la propria famiglia, per i propri amici, per la propria comunità. E questo ovviamente viene accompagnato da tutta una serie di canzoni. Ad esempio, ti leggo la playlist dei guerrieri di questa settimana. Come hai detto tu, è molto varia perché si parte da Fighter di Christina Aguilera, si passa per Everlong dei Foo Fighters, si va al metal degli Stratovarius con Awaken the Giant, si arriva un po' al cantautorato italiano con Fiorella Mannoia, no? Combattente il peso del coraggio, si ritorna all'hard rock con Warrior, si va al premio Nobel Bob Dylan con Masters of War e si passa anche per l'hip hop con i Beastie Boys, Fight for Your Right, combatti per il tuo diritto, fino ad arrivare al reggae, Get Up, Stand Up for Your Right, di nuovo di Bob Marley. Come vedi, queste sono le canzoni, le playlist che Ottimo. accompagnano i miei eroi nel viaggio settimanale che li porterà a riscoprire i loro atti di coraggio per essere poi pronti dalla prossima settimana a capire quali sono gli atti di coraggio che vogliono fare e poi la terza settimana andremo a farli effettivamente, ognuno nel gruppo si supporta, quindi vince uno, vincono tutti, non c'è competizione, c'è condivisione. Si chiama il paradigma del win-win, dell'interdipendenza, cioè siamo interdipendenti dagli altri e cerchiamo di far vincere tutti. Io vinco, tu vinci e stanno tutti bene. È anche alla base di un aspetto economico, se ci pensi. Ovviamente io facendo il mio lavoro ho corrisposto un aspetto economico e questo è buono per me, ma è buono per le Certo. persone perché ne ottengono un beneficio e inoltre i benefici che io ottengo dal punto di vista economico li posso reinvestire perché ci posso pagare un altro professionista, posso prendere una persona a lavorare, ci posso fare dei contenuti perché tutte le cose che voi vedete su YouTube, su TikTok, su Instagram, su Facebook, per l'utente finale sono gratis, ma costano, no? Come tu sai, nella fotografia, la macchinetta, costa, l'obiettivo costa. Io quando faccio un video, chi monta il video giustamente viene no, pagato e di conseguenza io posso continuare ad aggiungere valore aggiungendo valore agli altri, non sto sottraendo valore, tutti stiamo creando valore condiviso per tutti.
Ottimo, ottimo. Siamo quasi arrivati alla fine, Romeo, di Yes. questo podcast. Io finisco solitamente il podcast con due domande. Primo, dove trovarti? Ma lo diremo prima della fine del podcast. Il secondo è perché fotografi? Nel tuo caso non posso farti questa domanda, ti chiedo perché fai tutto questo? Allora, ci sono diverse cose. Allora, una sicuramente è il fatto che sin da piccolo io non ho mai sopportato che vicino a me ci fossero persone con delle energie negative. Non so se ti è mai capitato quando vai al ristorante e la coppia vicino a te è in silenzio, ma non è un silenzio complice, è un silenzio ostioso, rancoroso, c'è qualcosa sotto. E io quindi sto proprio male fisicamente quando sto vicino a queste persone, perché sono molto empatico, quindi assorbo dalle persone che ho intorno. Quindi fare il mio lavoro, che è quello di aiutare le persone, aiutare la crescita delle persone interiormente, porta poi piano piano a creare nel mondo le persone che sono più felici. Quindi quando vai in giro le persone effettivamente sono più felici e ti arrivano delle vibrazioni migliori. E poi al contempo tutto questo mi serve per il mio viaggio dell'eroe, che è quello di stare in contatto profondamente con le mie emozioni. E io sono profondamente in contatto con le mie emozioni quando riesco a entrare in contatto profondo con le emozioni dell'altro. E questo può accadere quando sono in terapia individuale con una persona e quindi stiamo su un'emozione vera, autentica. Perché ti dico questo? Perché spesso le persone hanno avuto un condizionamento sociale per cui le proprie emozioni sono state bloccate, coartate, interrotte. E quindi quando quella persona parla con me e si lamenta, in realtà non è in contatto reale con le emozioni che ci sono sotto. Perché se è in contatto reale, ad esempio, anche con la tristezza, magari piange a dirotto. E anche quel momento diventa bello, catartico per entrambi, anche per me, perché stiamo totalmente in contatto con quell'emozione. E questa cosa la posso far accadere sia all'interno di una consulenza individuale, sia in una sessione di gruppo, sia quando sto in un teatro, in un evento in cui faccio Se ti tagliassero a pezzetti di Fabrizio De André e entro in contatto con le emozioni che questo grande cantautore genera in noi e ognuno guarda i propri pezzetti, tutte le volte che è stato tagliato a pezzetti dagli eventi di vita, e insieme ricostruiamo la nostra identità lavorando sempre sulle emozioni autentiche. Perché rock, sai, è una definizione molto ampia, ma io dentro ci metto delle cose specifiche. Rock per me significa essere autentici, provare emozioni forti e vere. È questo il rock and roll, cioè togliere tutta la superficie e andare dritti alle emozioni. Perfetto Romeo, ti ringrazio perché questo è veramente un passaggio molto importante nel viaggio del fotografo, quindi il viaggio alla ricerca della bellezza e secondo me oggi stiamo toccando veramente un punto molto alto di questa discussione. Per ora penso che sia abbastanza perché i nostri ascoltatori, diciamo, avranno il tempo a digerire tutte queste bellissime informazioni. Ti chiedo semplicemente di condividere con noi dove possiamo trovarti e quindi come possiamo seguirti. Ottimo, 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 ottimo. Basta scrivere su Facebook, Instagram, YouTube, lo psicologo del rock e trovate i miei social dove ci sono tutti i giorni nuovi contenuti. Se volete dare un'occhiata al blog dove ci sono gli articoli www.lopsicologodelrock.it e per i più piccoli, oppure se sentirete questo podcast tra qualche anno quando TikTok, il nuovo social, sarà esploso, su TikTok mi trovate con il mio nome di battesimo, Romeo Lippi. Ottimo, io invece approfitto per ricordare a tutti che potete ascoltare questo podcast cercando Il viaggio del fotografo o anche andando sul sito internet www.imparalafotografia.com, dove troverete anche il podcast padre di questo progetto che è Impara la fotografia, dove impariamo la fotografia e diciamo che ci aiutiamo anche di questi idee di questi strumenti psicologici per alla fine raggiungere lo scopo che è quello di stare bene e stare bene con se stessi. Grazie mille Romeo per questa bellissima chiacchierata, speriamo di risentirci o rivederci magari ad un concerto o ad una sessione di gruppo. Esatto. Magari facciamo anche le foto, no? Così Ottimo, fermi un sarebbe attimo. stupendo, sarebbe. Ottimo. Un abbraccione, un saluto a tutti. Grazie mille, Ciao. ciao. Bene, allora grazie di nuovo a Romeo. Se vi è piaciuto questo episodio fatemelo sapere sui vari canali Impara la fotografia o Riccardo Pedica. Lasciate una bella recensione a 5 stelle su questo episodio.
e ci sentiamo al prossimo episodio del Viaggio del Fotografo. Ciao da Riccardo!